Questo programma è offerto da Ars, buco da 800 milioni di euro. Trapani, 4 politici indagati. Bagheria, trasferite le sedi di alcuni uffici. Palermo, al via giovedì 3 aprile la targa Florio motociclistica. Ars, altro buco da 800.000 euro. Scoppia un nuovo caso conti pubblici all'Ars. I partiti hanno fatto troppi contratti a consulenti esterni ed ora non ci sono più i fondi per far fronte alle spese. Si cercano 800.000 euro. Gli esterni sono circa 50 e vengono pagati direttamente dai fondi dei gruppi che li assumono. È una figura che si somma a quella dei portaborse, circa 150, che ogni deputato paga grazie a un contributo da 3.180 euro al mese e che all'Ars costano 3.650.000 euro l'anno. Poi ci sono gli 86 stabilizzati che costano 4.500.000. I componenti del Consiglio di Presidenza starebbero chiedendo un parere al Senato per capire come risolvere il problema e valutare la possibilità di stanziare altri soldi per il personale. Sicilia, maggioranza in minoranza. Ieri all'Ars il governo va sotto sulla norma che prevede l'istituzione della città metropolitana, in una giornata iniziata proprio nel segno di proroghe considerate illegittime dall'opposizione. Il voto segreto ha fatto venire fuori i franchi tiratori e questo provoca la sconfitta del governo siciliano sul provvedimento. L'atmosfera si surriscalda, nonostante i tentativi rassicuranti del presidente dell'Ars Ardizzone. Le città metropolitane verranno trattate nell'articolo 7, la norma così come prevede la presenza di queste città all'interno dei liberi consorzi. Certamente cambia molto, visto che finirebbero per decidere il destino degli stessi consorzi. Ma molti uomini dell'opposizione e anche maggioranza ritengono che le città metropolitane non possono accedere ai consorzi. Trapani, 4 politici indagati. In vista delle elezioni politiche hanno spedito clandestinamente all'estero decine e decine di miliardi. Io le offro 300.000 lire. Lei come giornalista non può rifiutare perché io oltre alle mie industrie sono proprietario di giornali, riviste, produco dei films. Cambiano le mode, cambiano le facce, ma il malcostume rimane sempre. 4 avvisi di garanzia nel trapanese e altrettanti ordini di perquisizione. Tra lunedì e oggi i poliziotti della sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Trapani hanno visitato le abitazioni di 4 noti esponenti politici trapanesi. L'indagine per corruzione per 3 del nuovo centrodestra, il capogruppo a Palazzo Dalì, Totò La Pica, il consigliere comunale di Favignana, Cettina Spataro, Vito Santoro e Luigi Manuguerra. A procedere è la procura di Trapani, con il PM Andrea Tarondo e Sara Morri. Ai 4 sono stati sequestrati computer e documenti di diverso genere. I nomi di Santoro e Manuguerra erano venuti fuori già nel corso del dibattito contro il parlamentare per fatti risalenti al 1993, come soggetti che avrebbero avvicinato direttamente e indirettamente Don Ninni Treppiedi, il sacerdote che ha deciso di svelare ai PM retroscena della vita personale e politica del senatore e che fu sentito proprio nella fase finale del processo. Testimonianza che fu assegnata da questi presunti episodi di intimidazione per indurre il teste a non confermare al giudice quanto aveva già dichiarato nella fase istruttoria. Palermo. Crolla palazzina disabitata. Ennesima palazzina crollata a Palermo. È avvenuto in via Cappuccinelle, nella zona di via Papireto.
Fortunatamente questa volta era disabitata. Dopo aver sentito il forte boato e aver visto crollare l'edificio, i vicini hanno subito dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Come accaduto in piazza Carrafello alla Vucciria la sera del 5 febbraio, all'interno non c'era nessuno. Castelbuono. Decine di foto di ragazze su sito erotico. Scoprire per caso che le proprie foto sono state pubblicate in bella mostra su un sito pornografico deve essere proprio un duro colpo. Questo è quanto accaduto ad un gruppo di giovani castelbuonesi che la scorsa settimana, durante una festa per gioco, hanno iniziato a navigare su siti a luci rosse, trovando la foto di una loro conoscente proposta come escort. Approfondendo la ricerca, hanno scoperto che la stessa sorte era capitata a diverse compaesane. Una violazione della privacy senza precedenti che coinvolge almeno una sessantina di vittime. In paese non si parla d'altro. Il colpevole dovrebbe essere proprio di Castelbuono. Tutti lo conoscono, tutti ne parlano, ma ancora nessuno lo ha denunciato. In questi giorni tanti cittadini si sono recati presso la locale compagnia dei carabinieri per segnalare il proprio ignaro coinvolgimento. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, rapinato un internet point. Il titolare dell'internet point di via Ignazio Lanzia di Trabia è stato aggredito da un giovane armato che gli ha sottratto 400 euro. Ieri sera, intorno alle 20:30, il malvivente ha salito alle spalle il proprietario dell'esercizio commerciale con un'arma appuntita, probabilmente un coltello, sferrandogli anche un pugno. L'uomo non ha opposto resistenza, consegnando i soldi. Il ladro ha fatto perdere le proprie tracce, fuggendo tra le viuzze adiacenti. Miss Il Meri, si vota in autunno. La comunicazione arriva direttamente dall'assessorato regionale autonomie locali. Sei comuni, tra cui il comune di Miss Il Meri, saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale nel prossimo autunno. Per la precisione, le elezioni dovrebbero svolgersi all'interno del turno straordinario di voto previsto dalla Regione Sicilia tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Quindi, un eventuale turno di ballottaggio deve potersi svolgere entro e non oltre la data del 15 dicembre. Quindi niente elezioni nel 2015, si vota in autunno, mentre lo spauracchio della creazione delle aree metropolitane, che di fatto eliminerebbe i comuni, per adesso è soltanto un'ipotesi remota. Per i comuni, e Miss Il Meri è tra questi, tre commissariamenti negli ultimi 20 anni sono troppi. È il momento di tornare a respirare politica con la P maiuscola, nell'interesse del cittadino. Palermo. Famiglie senza tetto cercano di occupare l'hotel. 50 famiglie senza tetto hanno tentato ieri pomeriggio di occupare l'hotel Ponte, ormai chiuso da mesi, in piazza 13 Vittime a Palermo. Le famiglie hanno provato ad immettersi dentro la struttura dal locale della caldaia. Il tentativo però è stato sventato dall'intervento del corpo della polizia e dei carabinieri. Termini Imerese. Dibattito sul futuro della città. Oggi alle 17:30 presso l'ex chiesa Sant'Andrea si svolgerà il dibattito del tema «Quale futuro per Termini Imerese?».
Tra gli argomenti, maggiore attenzione verrà data alle possibilità di sviluppo e recupero di una città che potrebbe diventare importante per tutta la Sicilia. Interverranno Andrea Gattuso di Progetto Giovani, Pino Lobello, Sviluppo Ecosostenibile e Paola Castiglia, Beni Culturali e Ambientali. Palermo, anziana rapinata in casa. Brutale rapina in via Abruzzi per una povera pensionata. I malviventi, entrati in casa dell'anziana signora, l'hanno minacciata e immobilizzata. Dopodiché hanno preso i suoi gioielli per un valore complessivo di 40.000 euro. La donna non ha potuto fare nulla per fermarli. Adesso si trova in stato di shock. Sulla questione indaga la polizia. Bagheria. Trasferite le sedi di alcuni uffici. Dopo anni di tira e molla, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere parte di Palazzo Butera. Gli uffici pubblico istruzione, turismo, sport e spettacolo e protezione civile si sono trasferiti proprio presso il Palazzo Storico, tra i più rappresentativi di Bagheria. Il ricevimento al pubblico sarà il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, al via giovedì 3 aprile la targa Florio motociclistica. Partirà da Piazza Politeama la prima edizione della manifestazione di irregolarità mototuristica Targa Florio Motociclistica, valida per il campionato italiano Gran Fondo FMI, che terminerà domenica 6 aprile. Una sfida giornaliera dove non conterà la velocità, ma l'essere un vero viaggiatore. La resistenza alla guida sarà un elemento importante. Le tappe sono di circa 300 km al giorno. La media oraria da mantenere è quella classica delle gare di irregolarità. Saranno effettuati controlli a timbro in maniera da far rispettare ai partecipanti le regole del percorso. Gli itinerari prevedono percorrenze su strade asfaltate che vanno dal mare alla montagna, nei paesaggi tipici della Sicilia. Il percorso sarà comunicato la sera prima di ogni tappa. Vari sono i premi di classe, con quello più ambito, la targa Florio Motociclistica 2014, che sarà assegnata al pilota più attento nel passare attraverso le strade indicate e rispettando i tempi di percorrenza con maggiore puntualità tra gli altri concorrenti. Questo programma è stato offerto da
Buona giornata carissimi amici ed amiche del meteo.it. Previsioni per mercoledì 19 febbraio 2014. Una perturbazione al nord porta piogge diffuse e maltempo sul Friuli, qualche pioggia anche in Toscana, più rare al sud. Ecco il consueto dettaglio grafico: al nord cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su tutte le regioni. Attenzione, saranno forti sui rilievi tra Piemonte e Lombardia e dal pomeriggio anche al nord-est, specie sul Friuli. Al centro nubi diffuse su Toscana, Sardegna, Umbria con piogge sulla Toscana centro-settentrionale, poi sparse sul nord delle Marche e anche sull'Umbria. Piovaschi su ovest Sardegna, più soleggiato invece altrove. Al sud nubi diffuse vediamo sulla Sicilia e la Calabria con qualche debole piovasco sull'isola, rari invece altrove. Più soleggiato vedete sul resto delle regioni fortunatamente. La neve cadrà diffusa sulle Alpi a quote superiori ai 1300 metri. Sarà abbondante ancora al nord-est dal pomeriggio. Venti in prevalenza meridionale di scirocco moderato sull'Adriatico. Diamo un'occhiata anche alle nostre temperature, minime più o meno stazionarie su gran parte delle regioni e comprese tra i 7 e i 13 gradi durante il giorno. Prevediamo 11-16 gradi al nord, sempre mite al centro con 16-21 gradi, ma ancora più mite al sud con 18-23 gradi. Carissimi, la previsione termina qui. Non stancatevi mai di seguire i nostri aggiornamenti sul nostro portale, nella pagina Facebook, su Twitter e su Google+, ilmeteo.it, dove la il fa la differenza ovunque.